Ciao ragazzi, sono Emanuele, bentornati nel mio canale. Mini video perché sono contentissimo, come avrete potuto capire dal titolo, si tratta di un unboxing. Sì, unboxing. Qui ho il pacco che mi è appena arrivato e sono molto curioso di aprirlo, lo apro qui con voi. Allora, taglierino e si parte. Non so di cosa si tratti perché non l'ho ordinato io. Quello che io ho ordinato lo potete, cioè l'ho mostrato nel book haul di aprile. Quindi apriamo. Caspita. Cioè, guardate che libro mi è arrivato. The Queen of the Zerlin di Erika Johansen. Cioè, io questo libro lo volevo da non so quanto tempo, non posso crederci, è bellissimo. È davvero bellissimo. Chiamatelo pure The Hunger Games of Thrones. Il primo romanzo di Erika Johansen è un insieme di generi, il fantasy medievale incontra il futuro distopico. Top. Beh, anzitutto ringrazio la Multiplayer Edizioni per avermelo inviato, perché assolutamente. Poi dentro... No ragazzi, ma è bellissimo. Cioè, guardate le pagine come sono fatte. Stile pergamena. Poi guardate inizio capitolo. No. È bellissimo. No, però io adesso ho davvero troppi libri da leggere. La piantina. Piantina, la mappa. No, poi ci sono anche i disegni. No, ragazzi, è fantastico. Cioè, non me l'aspettavo, sono contentissimo. Cioè, vorrei leggerlo subito, però purtroppo ne ho da leggere mille altri. No, davvero, ragazzi, io non... Cioè, ma vi rendete conto di quanto sia bello? Cioè, potete vederlo bene? Che sbrilluccica d'oro? Ci rendiamo conto? No, è qualcosa di top, davvero. Vabbè, basta, volevo soltanto condividere con voi questo mio spacchettamento un po' così. Adesso sono troppo eccitato, non so bene cosa dire. E niente, ringrazio ancora la Multiplayer Edizioni per avermi fatto questo splendido regalo, perché è uno splendido regalo, ragazzi. Non prendiamoci in giro, è uno splendido regalo. E niente, lo leggerò il prima possibile e appena l'avrò letto vi dirò la mia opinione assolutamente nulla. Vi saluto con The Queen of the Tierling. Ciao ragazzi!